Buongiorno, benvenuti al TG 2000, edizione delle ore 12. Vediamo subito i nostri titoli. Non servono barriere ma ponti che vanno messi anche nei porti. Così Papa Francesco sul volo che lo riporta a Roma da Rabat dopo la visita di 2 giorni in Marocco. L'Italia ancora attriti tra Lega e 5 Stelle mentre torna a correre la disoccupazione. Scomparso il Salvator Mundi di Leonardo, il quadro più costoso del mondo. Il Louvre di Abu Dhabi aveva promesso un'esposizione imperdibile, ma non se ne ha più nulla. Chi costruisce muri ne resta prigioniero, i costruttori di ponti vanno avanti. E questo uno dei passaggi del dialogo del Papa con i giornalisti sul volo di ritorno dal Marocco. Francesco parla poi del dialogo con i musulmani e dell'emergenza migranti che sta attraversando l'Europa. Ma vediamo il servizio di Cristiana Caricato. Un Francesco contento della sua 2 giorni in Marocco, ha incontrato i giornalisti ad alta quota sul volo che lo riportava a Roma, dopo aver compiuto un altro passo sulla via della fratellanza, suggellata dal documento di Abu Dhabi con l'Islam sunnita. Il Papa è intervenuto sui temi della sua visita a Rabat, che lo hanno visto ancora una volta impegnato a costruire ponti. Coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dai muri che costruiscono. Invece chi costruiscono i ponti andranno tanto avanti. Il riferimento non è solo all'alleanza con il mondo musulmano, insidiata dagli integralismi di ambo le parti, ma anche a chi pensa di arginare il fenomeno migratorio ponendo barriere sempre più crudeli. Il Papa riferisce di aver pianto guardando le lame taglienti poste per scoraggiare i disperati che tentano di passare le frontiere, ma invita i governi alle prese con la patata bollente del problema migranti a rimanere umani. Si deve parlare l'Unione Europea intera. Non lascio entrare, o li lascio affogare lì o li mando via sapendo che tanti di loro cadranno nelle mani di questi trafficanti che venderanno le donne e i bambini e uccideranno o tortureranno per fare schiavi gli uomini. In Europa, risponde il Papa a chi lo sollecita sui populismi, si semina paura e poi si prendono decisioni, ma avverte che questo metodo apre alle dittature. Infine, una stoccata al diavolo molto attivo negli ultimi tempi, sottolinea Francesco, che respinge al mittente le accuse di aver scaricato sul maligno le responsabilità per lo scandalo pedofilia. Non solo norme nella lotta agli abusi, ma anche preghiera e penitenza. Che la piaga mondiale è grande, ma per dire anche che questo non si capisce senza lo spirito del male. E adesso riviviamo i momenti più importanti della giornata di ieri con la messa celebrata dal Papa allo stadio di Rabat. Paolo Fucili. Il dialogo per la Chiesa non è moda o strategia, no all'assillo dei numeri dell'occupare spazi, si raccomanda Francesco dal Marocco. Viaggio concluso ieri, giorno di incontri col piccolo gregge della Chiesa locale. La missione non è proselitismo, dice il Papa a clero e religiosi a Rabat in cattedrale. Dipende dal nostro modo di essere con Dio e con gli altri. Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo. Non importa la religione che pratichi, l'importante è amarci a vicenda, commenta un giovane beninese al Mullah Abdellah, impianto sportivo prestato alla messa del Papa, che poi da lì prenderà la via dell'aeroporto. Atmosfera di festa per i 10.000 presenti, un'assemblea di tante lingue, razze e nazioni diverse. Per noi cattolici in Marocco, dice un francese, è bello veder tutta la Chiesa riunita attorno al Papa, che prende spunto dal Vangelo a lui caro del figlio al prodigo e del fratello di lui incapace di perdonarlo. No alla tentazione dell'odio e della vendetta per avere rapidamente giustizia, è l'ultimo messaggio del Papa in Marocco. Continuate ad essere segno dell'abbraccio e dell'amore del Padre. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Le polemiche sul congresso di Verona lasciano spazio ai problemi dell'economia e ai dati negativi sullo stato di salute del nostro paese. Augusto Cantelmi.
Torna a salire la disoccupazione a febbraio, in lieve calo invece rispetto a gennaio quella giovanile. Con i dati sul lavoro dell'Istat si apre una settimana all'insegna dell'economia. Le tensioni all'interno del governo risentono del cattivo stato di salute del paese, con il ministro Tria che parla ancora di crescita zero, ma al momento esclude un intervento correttivo. Il premier Conte invece invita tutti ad abbassare i toni. Il mio motto è sobri nelle parole, generosi nelle azioni. Lo dico a tutti i ministri e così dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo tutti. Conte, che nel tardo pomeriggio incontra il presidente della Commissione Juncker, che ieri comunque ha ribadito i rischi di possibili complicazioni per l'Italia senza una strategia di crescita, mentre per Confindustria o si fa qualcosa o meglio il voto anticipato. Di fronte al pressing l'esecutivo prova a ricompattarsi, questo è il senso dell'incontro di ieri in Toscana tra Conte e Salvini, ma restano gli strascichi polemici dopo la kermesse di Verona sulla famiglia per Di Maio. Nel documento di economia e finanza ci saranno misure per famiglie sul modello Francia, con sconti su pannolini e sulle spese per le babysitter. E a proposito di famiglia, si torna a parlare di adozioni. In arrivo un disegno di legge per ridare vita a tutto il sistema, come ci racconta Pierluigi Vito. Riformare la disciplina delle adozioni. Se ne ritorna a parlare dopo che la delega al governo nella passata legislatura non aveva prodotto frutti. C'è un nuovo disegno di legge dell'opposizione che vede come primo firmatario il PD Rosato e ora la Lega annuncia di voler presentare una sua proposta. Certo è che il settore, a 36 anni dalla normativa di riferimento, necessita di attenzione. Lo dicono i numeri. Le adozioni internazionali in 8 anni si sono ridotte dei 2/3, da più di 4.000 a meno di 1.400, mentre ci sono 3.700 coppie in attesa di accogliere nuovi figli. Le ragioni di tale contrazione sono diverse: la crisi economica che ha colpito le famiglie italiane, le difficoltà nell'affrontare il percorso di adozione, che presenta una durata in media di 3 anni e costi elevati, che possono raggiungere i 40.000 euro a bambino, la maggiore facilità ad accedere alla fecondazione in vitro e ad aggirare il divieto di utero in affitto. Ma pure la decisione di alcuni paesi, Etiopia e Polonia su tutti, di bloccare le adozioni internazionali. Per quelle nazionali invece il percorso non prevede costi, ma tempi più lunghi. Sono circa 400 ogni anno le donne che non riconoscono i figli partoriti, gli unici per i quali l'adottabilità è praticamente immediata. E nel 2016 sono stati 902 bambini accolti in nuove famiglie, formate anche da single, che in casi particolari hanno avuto accesso all'adozione. Elezioni amministrative in Turchia. Secondo i risultati preliminari, il partito di Erdogan avrebbe perso il controllo della capitale Ankara e forse anche di Istanbul, la più grande città del paese. Marco Burini. Anche Erdogan può perdere. Almeno questo è il senso delle elezioni amministrative di ieri in Turchia. Il suo partito, l'AKP, ha perso il controllo della capitale, Ankara, dopo 25 anni, come lui stesso ha ammesso in un discorso ieri sera, e probabilmente anche di Istanbul, anche se il conteggio di voti non è ancora finito perché è stato interrotto nella notte mentre il testa a testa tra Binali Yildirim, braccio destro di Erdogan, e il candidato dell'opposizione, Ekrem İmamoğlu, dà per favorito quest'ultimo. Per il leader turco, perdere Istanbul, il cuore culturale ed economico del paese, la metropoli frontiera tra Asia ed Europa, sarebbe uno smacco tremendo e soprattutto un segnale di svolta dopo più di 15 anni di potere assoluto. È dal 2003, infatti, che il partito di Erdogan non perde un'elezione politica o amministrativa. Un lungo periodo in cui Erdogan ha instaurato un regime in cui le voci di dissenso, che siano i curdi, le donne o gli avversari politici, è da reprimere e la religione, l'Islam, è da usare come vessillo di guerra. Magari per coprire la crisi economica in cui è precipitato il paese. Disoccupazione sopra il 10%, al 30% nei giovani. Lira turca svalutata quasi del 30% in un anno e inflazione al 20%. La sconfitta elettorale si spiega anzitutto così. Anche Erdogan può perdere, dunque, ma sa perdere. Quello che sta succedendo nelle ultime ore con il blocco dello scrutinio a Istanbul è preoccupante. Andiamo adesso in America Latina, al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, dove regna il caos con file lunghe chilometri e proteste da parte dei migranti. Maurizio Dischino. File chilometriche e ore di attesa per attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti al valico di Tijuana.
Le maglie dei controlli frontalieri, infatti, ieri si sono strette in seguito all'ennesima minaccia del presidente americano Donald Trump di chiudere il confine meridionale con il Messico, accusato di non usare le sue leggi sull'immigrazione per fermare le migliaia di persone, soprattutto centroamericane, che tentano di entrare negli Stati Uniti. Chiedo che prendano misure per controllare il problema che causa l'immigrazione clandestina, sostiene Carlos Bueno, uno dei tanti messicani che vive e lavora negli Stati Uniti e oltrepassa spesso la frontiera per tornare a casa. Alzare il muro tra i due paesi anche solo per un giorno crea disagi ai pendolari, a chi lavora nelle città di confine e soprattutto provoca un danno all'economia. Ma alzare il muro tra Stati Uniti e Messico vuol dire anche non accogliere persone in difficoltà che cercano una nuova speranza e con i diritti negati nel proprio paese. Ho molta paura, il freddo mi sta uccidendo, non mi maltrattate, grida Marlene Ruiz, cubana, alla frontiera messicana di Ciudad Juárez. Anche lei, come tanti centroamericani del Salvador, Guatemala e Honduras, che si sono nuovamente messi in cammino, sta cercando di entrare negli Stati Uniti per chiedere asilo, ma la polizia frontaliera la sta respingendo senza vagliare la sua richiesta. L'ho ucciso perché appariva felice, sarebbe questo il movente dell'omicidio di Stefano Leo, il giovane assassinato a Torino in riva al Po il 23 febbraio scorso. Il suo assassino è Said Mashawat, un 27enne che ieri si è consegnato ai carabinieri e ha confessato. Il giovane marocchino ha raccontato che voleva uccidere un ragazzo come lui per sottrarlo alla famiglia e togliergli tutte le promesse di felicità. È giallo su una delle opere più note di Leonardo, il Salvator Mundi, acquistata per 450 milioni di dollari. Era attesa in mostra, ma si continua a posticipare la data e nessuno spiega dove sia. Clara Iatosti. Che fine ha fatto il quadro più costoso al mondo? Il 18 settembre scorso il Louvre di Abu Dhabi aveva promesso un'esposizione imperdibile con il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, ma a distanza di mesi non se ne sa più nulla. A fine 2017 il Cristo Benedicente, pezzo rarissimo, uno dei 20 lavori ancora esistenti del genio italiano, era stato protagonista di un Asta Record di Christie's a New York. Per 450 milioni di dollari l'aveva spuntata il principe poco noto Badr, probabile intermediario del principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Definito il pagamento nella grande mela, il Salvator Mundi lo ritroviamo a Firenze a maggio 2018 per essere incorniciato in un microclima. Di là se ne perdono le tracce e cominciano le ipotesi. Potrebbe essere in un porto franco per lo stoccaggio esentasse delle opere d'arte, oppure Salman potrebbe volerlo esporre in esclusiva nel suo paese, ma anche questo è poco probabile, vista l'amicizia con i fratelli emiratini. Infine, l'ultima ipotesi, che la preziosa tavola d'olio sia stata usata per un passaggio di denaro e che l'operazione del Salvator Mundi sia servita solo a spostare ingenti somme di denaro offshore. È tutto, il giornale termina qui, adesso è il momento di Terza Pagina. Vi auguro una buona visione e vi ringrazio per la vostra attenzione. Buona giornata.